Siamo venuti qua. Tanta gente a Firenze, anche tanta pioggia. Sì, tantissima pioggia, però bella comunque Firenze. Bagnato dalla pioggia dall'inizio alla fine, il ponte dell'Immacolata ha fatto registrare buone presenze a Firenze. Strade piene di turisti, sì, ma non c'è stato il tutto esaurito. Le strutture ricettive toscane hanno registrato 470.000 pernottamenti, più 2% rispetto ad un anno fa, limitate al minimo però le notti in albergo e altre strutture per contenere l'aumento delle spese dettate da caro energia e inflazione. Veniamo da Roma. Quanti giorni a Firenze? No, siamo stati una sola notte. Vabbè, non basterebbe un ponte, servirebbe molto di più per visitarla, però ci accontentiamo. Provincia di Milano. Per quanto tempo siete venuti a Firenze? No, oggi solo in giornata. L'accensione dell'albero in Piazza del Duomo ha sancito l'inizio del lungo fine settimana. Poi via le immancabili passeggiate nel cuore della città, muniti di ombrello, anche fra musei e locali. Tanta pioggia? Sì, è un po', sì. Piaciuta Firenze? Sì. Mi piace Firenze. Sì. Capito. Avete trovato tanta pioggia, un po' di sfortuna? Tanta acqua, sfortunatissimi, però va bene così. È andata bene, dai, tutto sommato, i bambini sono stati bene e questo è l'importante. Abbiamo fatto un giretto. Come è andata? Tanta gente e tanta acqua? Tanta acqua, tanta gente e la bimba si è presa pure la febbre, quindi direi che è andata benissimo.